In questo racconto i luoghi e i personaggi sono immaginari. Gli uni non si trovano sulla carta geografica, gli altri non vivono, né sono mai vissuti in nessuna parte del mondo. E mi dispiace dirlo, avendoli amati come fossero veri. Vado in città circa 2 volte la settimana, con una scusa o con l'altra. Cambiare i libri alla biblioteca Selecta, comprare per mia madre le matassine da ricamo e i biscotti d'avena, comprare per mio padre uno speciale tabacco da pipa di marca inglese. Camminiamo interminabilmente sul fiume. Lui si guarda intorno, dice: "Ma qui è proprio campagna. Veniamo in città, ma poi andiamo sempre in cerca della campagna. Non è così?" Passavamo sempre l'estate in montagna. Prendevamo una casa in affitto per 3 mesi, da luglio a settembre. Non c'era sorta di divertimenti o distrazioni. Passavamo la sera in casa, attorno alla tavola, noi fratelli e mia madre. Avevamo cambiato casa e mia madre, che si era sempre lamentata della casa di via Pastrengo, ora si lamentava della nuova casa. La nuova casa era in via Pallamaglio. Che brutto nome, diceva sempre mia madre. Che brutta strada. Non posso sentire queste strade, via Campana, via Saluzzo, e almeno in via Pastrengo avevamo il giardino. La nuova casa era all'ultimo piano e guardava su una piazza dove c'era una brutta e grossa chiesa, una fabbrica di vernici e uno stabilimento di bagni pubblici. A mia madre nulla sembrava più squallido che vedere dalle finestre uomini che entravano nei bagni pubblici con un asciugamano sotto il braccio. La sottoscritta, Levi Natalia, proprietaria dell'alloggio al quarto piano, sito in Torino, via Pallamaglio 11, chiede la riconsegna dell'alloggio stesso ed il rendiconto relativo. In attesa, anticipatamente ringrazia. Natalia Levi, vedova Ginzburg, via Pallamaglio 11, Torino, 20 dicembre 1945. Ma siete stati insieme anche alla Selecta, disse mia madre. È una buona biblioteca, la Selecta. Mia sorella legge tanto, io non posso, non ne ho il tempo. Sono troppo occupata con la casa, non sto mai ferma un minuto. E poi ho troppi pensieri, troppi dispiaceri, non riesco a perdermi in un romanzo. Basta una parola, una frase. Una di quelle frasi antiche, sentite e ripetute infinite volte nel tempo della nostra infanzia. Una di quelle frasi o parole ci farebbe riconoscere l'uno con l'altro, noi fratelli, nel buio di una grotta, fra milioni di persone. Quelle frasi sono il nostro latino, il vocabolario dei nostri giorni andati, la testimonianza di un nucleo vitale che ha cessato di esistere, ma che sopravvive nei suoi testi, salvati dalla furia delle acque, dalla corrosione del tempo. Quelle frasi sono il fondamento della nostra unità familiare che sussisterà finché saremo al mondo.